La nuova stagione di Amici 2024/2025 prenderà il via il 15 settembre su Canale 5, portando con sé importanti novità, in particolare per quanto riguarda il cast dei professori. Il talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, si prepara a rinnovarsi ancora una volta, con cambiamenti significativi come l'uscita di scena di Raimondo Todaro, che lascia il suo ruolo di professore di danza dopo 3 stagioni. Sia uomini che donne. La cantante numero uno di Amici e l'inatteso coming out, è già successo. Tra le possibili novità, potrebbe esserci anche un cambio di ruolo per Lorella Cuccarini, non è escluso che la showgirl possa tornare a ricoprire la cattedra di ballo, abbandonando quella di canto. La 24esima edizione del talent show introdurrà una nuova classe di allievi, che Maria De Filippi presenterà al pubblico a partire dal 15 settembre, sempre su Canale 5. Confermata la collocazione domenicale per Amici, che continuerà a sfidare Domenica in Di Mara Venier su Rai 1. Dal 16 settembre, inoltre, riprenderà anche la consueta striscia quotidiana del programma nel daytime di Canale 5, con l'appuntamento fisso dopo Uomini e Donne, nella fascia oraria che va dalle 16.05 alle 16.40 circa. Amici, il triste addio allo storico programma di Maria De Filippi. Quest'anno, oltre all'uscita di Raimondo Todaro, il talent potrebbe vedere altri cambiamenti. Se le trattative con Lorella Cuccarini dovessero andare a buon fine, potrebbe tornare alla cattedra di ballo, aprendo la strada a un nuovo professore di canto. In attesa delle conferme ufficiali, la stagione sarà arricchita da 3 speciali serate in prima serata su Canale 5, dedicate a celebrare i 24 anni del programma, con ospiti e performance degli artisti lanciati dalla Scuola di Amici. Questi speciali, condotti da Silvia Toffannin e prodotti da Fascino PGT di Maria De Filippi, vedranno protagonisti i talenti più influenti che hanno trovato il successo grazie al programma. Gli artisti si racconteranno tra interviste ed esibizioni dal vivo, offrendo al pubblico un'esperienza unica e un omaggio alla storia di Amici.